Stiamo per partire, ragazzi. Benvenuti sul razzo di Pato Stratos. Benvenuti a tutti, benvenuti, buongiorno, benvenuti sul razzo di Pato Stratos. Siamo in partenza con la prima puntata e sono molto contento di raccontarvi la storia di Giacomo De Bello e i ragazzi della Sangre Malo Film. È questa associazione culturale nata a Padova e sono molto contento di portare la loro storia perché in Italia è molto 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 difficile riuscire a portare avanti cortometraggi, portare avanti lavori personali. La maggior parte delle volte devi sborsare soldini tuoi e se non trovi bandi, eccetera. Quindi è molto difficile. Questi ragazzi sono quasi un po' fiero di questi ragazzi perché riescono a fare le cose che tanti vorrebbero fare, ma non, in pochi riescono. E quindi, senza perdere altro tempo, adesso farò entrare Giacomo con noi e parleremo un po' di come lavorano loro. Però prima voglio fare gli auguri a Miriam, che è una mia collega e la responsabile della post-produzione di Masterchef. E oggi fa gli anni, quindi auguri Miri. E senza indurre in tentazione, facciamo entrare subito Giacomo in 3, Entrare 2, subito 1. Giacomo in 3, Entrare 2, subito 1. Ciao Giacomo! Ciao Fabio, Ciao Giacomo! grazie di avermi avuto. Ciao Fabio, Ma di che? è un piacere di Grazie avermi a te. Io ho avuto. un Grazie a ritorno. te, Fabio. E devo chiedere un po' ai ragazzi se c'ho il ritorno. Mi dite in chat se vi sentite un ritorno, se la mia voce la sentite singola. Perché Tu Giacomo come mi senti? Mi senti monovoce? Perfetto. Allora deve essere un'impostazione mia che va male. Vabbè, ciao Giacomo, benvenuto sul razzo di Pato allora. Stratos. Ciao Giacomo, benvenuto sul razzo di Grazie, Pato eccomi Stratos. qua. Come stai? Come va questa Grazie, post eccomi qua. quarantena Come va ormai un po' questa passata? Bene, bene, Ormai un ormai po' non la senti, passata. io non la sento quasi più e Bene, bene, sono ormai contento non di non sento. sentirla. Io non Come sento ben quasi sai, più abbiamo e anche sono già girato contento dopo di la non quarantena, sentirla. quindi Come ben sai, non abbiamo anche già si girato dopo potrebbe la stare quarantena, meglio da quindi quel punto di vista. assolutamente, assolutamente. E quindi vi siete rimessi a fare, vi siete rimessi a girare, ho visto che Sì, avete girato un ultimo cortometraggio. avevamo un progetto che era in cantiere da un anno ormai e quindi è stato proprio il progetto perfetto. Avevamo tutta la preparazione già fatta durante la quarantena, quindi uscire e girarlo è stato proprio un colpo, cioè un momento perfetto per farlo. Bene, bene. Sì, Zacco, credo di aver risolto. Se mi date conferma, adesso non dovrebbe esserci più ritorno. Avete tenuto delle tutele, chiaramente, perché la prima cosa che si girava, avete tenuto mascherine, distanze sociali, avete tenuto queste cose girando? Guarda, allora eravamo in 6 di troupe e stavamo dentro ed era tutto girato in un appartamento, quindi, e essendo tutti conviventi di troupe eravamo abbastanza prossimi. Comunque sì, la maggior parte delle persone teneva la mascherina e insomma ci siamo arrangiati con quello che si poteva, anche perché comunque l'appartamento era minuscolo, quindi sarebbe stato difficile mantenere le distanze, ma per quanto riguarda le mascherine, la maggior parte delle truppe le teneva almeno. Io ho avuto piacere di leggere la sceneggiatura di questo cortometraggio perché con Giacomo ci siamo confrontati, perché ci conosciamo un po' ed è una storia bella matta, non vedo l'ora di vederla. Senti, prima di guardare i vostri content, ci racconti un po' cos'è la Sangre Malo, come è nata, chi è partecipe, oltre a te, presidente, e cosa Certo. fate, eh? Allora, la Sangre Malo Film adesso è ufficialmente un'associazione culturale,
In realtà non si chiamano associazioni a promozioni sociali, però per semplicità adesso le chiamiamo associazioni culturali, quindi formalmente è quello, e raccoglie dentro a sé vari ragazzi, anche chiamiamoli anziani, però non sono anziani, cioè il nostro sceneggiatore principale ha 51 anni ed è il più vecchio di noi, tutti gli altri sono under 30 anni, ma noi non facciamo differenza in realtà, e siamo un gruppo di ragazzi con variegate abilità nel cinema, tutti più o meno tutti hanno già avuto esperienze professionali all'interno anche proprio dell'industria cinematografica, e tra di noi coltiviamo un interesse per la produzione e l'educazione cinematografica. Generalmente la forma in cui lavoriamo è un ciclo di ruoli, ovvero ognuno ha la possibilità di fare il regista, lo sceneggiatore, il produttore, il montatore a sua volta e per progetto diverso, e cerchiamo insomma di creare una comunità e un network di persone qua a Padova, dove giriamo noi con anche molta fierezza, siccome Padova, siamo tutti molto appassionati a Padova, la città, alla scenografia che offre e alle location che offre. Padova è bellissima, Padova è bellissima. Sì, e guarda, abbiamo ancora solo toccato solo la punta dell'iceberg con le nostre produzioni finora, rispetto a quello che offre. Bravo, ma hai detto una cosa, mi hai fatto venire in mente, scusa ti ho interrotto Giacomo, mi hai fatto venire in mente che a Los Angeles ero andato all'UCLA a fare un corso estivo, e il professore, quando ha scoperto che ero italiano, mi fa: ma voi siete stupidi, siete voi, basta che andate in giro per le città, vi guardate attorno, vi guardate. E io ho detto, forse hai un po' ragione. Ma sono molto d'accordo su questo punto, ed è uno dei punti che al nostro livello adesso di budget è difficile portare avanti, nel senso che con questi livelli di budget è difficile girare corti o produzioni che siano in tante location. Generalmente una delle prime cose che devi considerare quando fai un corto a un livello di budget sotto i 4-5 mila euro è ridurre le location, sia per efficienza di tempo delle riprese, sia perché non hai le risorse per illuminare tutte queste location. Però uno dei punti fondamentali che vogliamo portare avanti è ambientare le nostre storie qua a Padova, qua nel Veneto, che anche forse bene. Molto più di molte regioni offre mare, montagne, colli, pianura, città storiche, certo, città moderne, quindi quello è uno dei nostri, è un punto su cui vogliamo molto insistere sul futuro. Bello, mi piace. Io comunque di formazione ho studiato a Venezia, arti visive, sono laureato lì, quindi ho conosciuto il Veneto, ho conosciuto le varie sfaccettature del Veneto. Mi dispiace se si sente il Trapano, cioè gli operai di fianco, come dappertutto, si sono messi a costruire dappertutto. Quindi appunto il Veneto, come dici tu, offre diverse location, oltre alle costruzioni comunque, oltre alle città del Palladio, come sappiamo, è pieno di belle ville in giro, quindi bene che hai detto questa anche cosa. Anche solo le strade del centro, cioè incredibile, sono le strade del centro, spesso Vicenza, Venezia, Verona, Padova, hanno delle strade che anche offrono già un'illuminazione diegetica molto molto bella. E quindi c'è una vera sfida a valorizzare questi posti, questi luoghi, che basta mettere una camera e già hai un'inquadratura che risulta autentica e cinematografica in un certo senso. Assolutamente. Ovviamente, sì. La sfida è riempirla di significato e di raccontare una storia interessante, che quello è sempre il punto di partenza. Sì, è che assolutamente sì, perché la storia alla fine è quella importante, nei film ti resta l'idea in testa, però anche la scenografia intesa come città va valorizzata, e c'è chi ci punta troppo poco, perché appunto siamo appoggiati sugli allori, come mi diceva questo professore a Los Angeles. Siamo nati nella bellezza che non ce ne si rende conto finché non si viaggia un pochino. Hollywood fa schifo architettonicamente. Sì, e questo lo confermo. Los Angeles, devo dire che cioè, La La Land te lo fa sembrare il posto più bello sì, del mondo. Sì, sono bravi a valorizzare loro. Se vai a Los Angeles, in realtà è una distesa infinita di case e grigio e asfalto con qualche palma. Effettivamente sono molto d'accordo su questo punto. Senti, ci spostiamo di là, andiamo a vedere la copertina della Sangre Malo e mi racconti un po', se hai voglia, durante il content. Sì, certo. Eccoci, allora, in 3, 2, 1... Amico mio? Scusa un attimo, Giacomo? Non ti preoccupare.
perché c'ho dei problemini tecnici che non vanno. Vabbè, provo a ricaricarlo un attimo mentre parliamo. Ma certo. Raccontami un attimo con l'ultimo cortometraggio, la preproduzione, di come è nato, come avete lavorato. Oltre a te della Sangre Malo, chi c'è che ti aiuta un po' a lavorare? Generalmente, comunque, tutti i membri della nostra troupe sono tutti parte della nostra associazione, anche membri importanti. In questo caso il nostro regista era Stefano Dallan, che faceva la sua prima esperienza da regista, anche se è stato il nostro sceneggiatore per più di 3 anni. Lui è laureato al master di sceneggiatura di Carlo Mazzacurati, qua dell'Università di Padova. E questo progetto fa parte della nostra antologia dell'orrore, che si chiama Racconti di Sangue. Noi siamo dei grandi fan dell'horror, soprattutto moderno. L'ho visto. Penso che sì, l'hai visto ovviamente. A noi piace molto come negli ultimi 10 anni l'horror si sia spinto come un genere molto oltre i limiti che gli erano stati concessi dal grande pubblico fino al 2010, nel senso che adesso si dettaglia come quasi un genere mitico, un genere di dramma metaforico. Tipo, facci qualche esempio di regista che secondo te... Di film recenti ce ne sono infiniti. Penso a Refn con The Neon Demon, o certo. Il film Raw di Julia De Cornau, il film francese Raw, The Witch di Eggers, The Lighthouse anche di Eggers, penso ad Ari Aster con Hereditary e Midsommar, e tutto è partito con Jennifer Kent che ha fatto The Babadook nel 2014, che secondo me è dove ci siamo resi conto di questa cosa. E anche lo stesso Jordan Peele con Get Out e Us. Bravo, guarda, cioè, te li stavo proprio nominando. Get Out è uno dei film che menziono continuamente senza tregua ad amici e parenti. Bravo. Perché sono film che fondamentalmente usano queste grandi metafore per raccontare delle storie molto universali che hanno occasione però di, nel genere, di declinarsi in cose folli, in cose ambiziose, in drammi strani che sono surreali, comici, e possono usare anche delle immagini forti e suggestive che in un dramma invece faresti più fatica a giustificare. Quindi, essendo grandi fan di questa corrente, ci siamo voluti inserire con questa antologia chiamata Racconti di Sangue, che vuole declinare appunto l'horror in questo modo, in un modo di raccontare storie attraverso metafore forti e surreali, che però fondamentalmente raccontano storie con un forte contenuto tematico. E assolutamente. Poi quelli di Jordan Peele, scusa se ti interrompo, dopo passiamo ai vostri lavori. Jordan Peele c'ha anche di forte che appunto c'è uno switch di genere in Get Out. Assolutamente. Quindi ragazzi, vi consiglio a tutti di andarlo a vedere se non avete avuto modo, perché è uno dei film da studiare anche per come è la sceneggiatura, per come è scritta la sceneggiatura. Quindi sì, mi raccomando, recuperatelo. È un film impeccabile, a mio avviso. Anche resiste molto bene a 1000 rivisitazioni. E quindi sì, noi abbiamo declinato fondamentalmente vari temi a cui eravamo appassionati in questi Racconti di Sangue. Il primo è Eudaimonia, che ho diretto io. Il secondo è Numero 69, che ho diretto sempre io. Entrambi erano scritti da Stefano Dallan. Il primo voleva essere un dramma orrorifico, il secondo voleva essere una satira comica, con però forti elementi di splatter. Il terzo Racconto di Sangue è Spacca la testa, diretto da Francesco Lino Guerra e sempre scritto da Stefano Dallan, che parla di un rapporto disfunzionale di una coppia e come li porta ad impazzire in pratica. E quest'ultimo, che abbiamo girato 2 settimane fa, si chiama Sigmund, ed è stato diretto dallo sceneggiatore Stefano Dallan, che ha fatto il debutto da regista e con me come aiuto regista e produttore, e sostanzialmente parla di un ragazzo che si sveglia e perde organi, e inizia a perdere organi. Non si capisce perché, è una storia anche qua tragicomica, surreale, che vuole analizzare non mi ricordo come la chiamava il regista, ma usava sempre un termine interessante,
No, non mi ricordo. Cioè la, allora, la dispersione dell'io, in pratica. Bello, no, perché poi siete anche filosofici voi molto. Senti una cosa, non mi va per problemi di Twitch. Io credo che oggi Twitch è un po' stronzo. Quindi cosa facciamo? Sono andato a prendere il link che mi hai dato e mostriamo il link. Va bene. Tu in questo momento non ci sarai, sparirai un attimo, perché faccio vedere me con lo schermo, però sei sempre sotto con la voce. Quindi okay, perfetto. Mi raccomando, resta con noi, parla. E certo. E faccio vedere la copertina allora per prima. Prego. Quindi, ragazzi, questa è la copertina di Sangre Malo Film. Le ispirazioni di Refn si possono vedere proprio. Assolutamente. Quella volta ho rubato totalmente, però... Hai preso ancora, ispirazione, si dice prendere esatto, ispirazione. Sì. Questa volta era rubare, ma va benissimo. E... poi abbiamo anche, vedete qua, anche altri cortometraggi nostri che non c'entrano con i racconti di sangue, che sono La Spina, Encounter. Mi permetto di stoppare. Questa scena è molto bella. Questa. Adesso sicuramente questa qua che ho stoppato del maiale sopra la tavola. Sì. Questo fa parte di Spacca la testa. E pensa, se vogliamo iniziare con aneddoti e racconti belli, quel maiale in realtà non è cotto, è stato dipinto dalla nostra truccatrice. Perché ovviamente non ci stava nel forno una testa di maiale così grande. Quindi ci siamo accorti sul set che avevamo un maiale crudo che non potevamo cuocere e quindi abbiamo messo la truccatrice a dipingerlo ed è tutto finto. Però direi che l'effetto è quasi migliore. Mamma mia, assolutamente. Vado avanti. Ecco, quando è arrivata la testa di maiale sul set avevamo paura che fosse troppo grande, però alla fine diciamo che sottolinea bene l'esagerazione che cerchiamo. Assolutamente, bisogna esagerare. Questa spacca la testa e poi c'è il numero 69 che è appunto quello tragicomico e surreale su due ragazzi che entrano in infermeria e non riescono a trovare supporto. Questa è Daimonia, l'ultimo ballo diretto da Alberto Sacco, che ha fatto solo questo corto per noi, adesso lui lavora a Milano. Questa è La Spina, che ho diretto io. Questo è Encounter, che ho diretto sempre io, ed è un corto interamente visivo in cui non parla mai nessuno. È stato un bel esperimento. Ed ecco il video. Ti ringrazio. Passiamo di nuovo a noi due. Abbiamo visto tante cose belle. Abbiamo visto, a me comunque per fortuna le avevo già viste, sono contento. Qualcuno si può già vedere di questi corti, vero? Tutti sono online sul nostro canale Vimeo. Ricordaci il canale. Il canale è vimeo.com/sangremalofilm, ma comunque andando sulla nostra pagina Facebook o Instagram trovate subito il link per la nostra pagina YouTube o la nostra pagina Vimeo. Assolutamente, ti ringrazio. Allora, visto che Giacomo, tu oltre a essere il presidente della Sangremalo sei director, sei montatore, un po' tutto, perché tutti siamo comunque one man band, one woman band. A questo livello sì, sì. Ci racconti allora di uno dei cortometraggi, quello che vuoi, dall'inizio alla fine? Uno di quelli che hai diretto te. Quindi che oltre al regista, oltre ad avere tutta la parte registica in testa, hai dovuto avere anche la parte produttiva, organizzativa, essendo tu presidente. Scegli tu, vai, raccontaci l'esperienza. Beh, allora, non parlo dei corti che magari non sono ancora usciti, parlo magari di un corto che sì, dai, è già uscito. Ma guarda, se vuoi parliamo di Eudaimonia numero 69, perché sono stati un bel esperimento, perché quei corti li abbiamo girati uno dietro all'altro. Eudaimonia, che ricorda quello che sembrava molto Refn. Sì, esattamente. Neon, Eudaimonia è quello Refn e numero 69 è quello in bianco, nero e rosso. E sono due soggetti che mi Sin sono City. Capitati tra le mani. Sì, esatto. Ispirazione. Mi sono capitati tra le mani i soggetti di Stefano Dallan, appunto, e con alcuni ragazzi con cui lavoravamo allora, con cui adesso non lavoriamo più, abbiamo deciso di metterli in piedi, come io come regista, produttore e montatore, e tutti gli altri insieme facevano i produttori, e Stefano con me revisionava la sceneggiatura. E siccome erano così simili, avevano più o meno le stesse necessità logistiche, ovvero... Ringrazio la prima volta per il sub. Scusa Giacomo. E, siccome erano entrambi la prima volta che avrei avuto a che fare con effetti speciali,
e con una troupe un po' più grande, con una location un po' più grande. Allora abbiamo deciso di lavorarli assieme e girarli uno dietro l'altro, quindi abbiamo assemblato la stessa, la troupe uguale, e per Numero 69 abbiamo fatto 2 giorni di riprese, per Eudaimonia abbiamo fatto 3 notti di riprese, con anche un'alba, e il lavoro principale su Eudaimonia è stato trovare la location, perché dovevamo trovare una location che... potesse sembrare un hotel macabro, un motel. Quindi quella è stata la sfida, anche perché fino a un mese prima della ripresa sembrava che nessun hotel volesse darci la possibilità. E alla fine abbiamo trovato l'hotel migliore che potessimo avere. Perché... Come ti impatti in questo? Cioè, alla fine sono cose burocratiche. Quando vai a dire vogliamo girare un cortometraggio in un hotel, dicono no, 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 non ho voglia di cazzate. Come l'avete trovato? Come ti approcci tu seriamente? In quel caso non sono stato io a trovare quell'hotel, l'hanno trovato i miei colleghi, che ringrazio molto, perché hanno trovato davvero l'hotel migliore che potessi desiderare. Rende molto, andatelo a vedere, ragazzi. Nel senso che molto. La mia intenzione era sempre stata di rifarmi al mito greco, siccome c'è anche il simposio di Platone, e il mio approccio all'horror è mitico. Quindi anche questa, quando ho visto le statue classiche nel corridoio, ho detto è lui, bisogna averlo. In generale con le location ci approcciamo o per conoscenze, come abbiamo fatto per il nostro penultimo corto che deve ancora uscire. Avevamo un amico di mio papà, ha una grande villa veneta in gestione, noi le abbiamo offerto, guarda che veniamo a girare, facciamo una bella cosa e poi promuoviamo l'immagine della villa, e quindi unisci quello che hai a quello che vorresti fare in questi casi. Mentre in altri casi, quando cerchi una location, puoi solo presentarti... cercare di essere il più serio possibile nella tua proposta, far vedere che non sei qualcuno che viene qua per passare una giornatina, cioè devi dare un misto di serietà nel fatto che non vieni qua per far casino, però d'altra parte devi preparare la location a quello che succede, ovvero che arrivano 15 persone di troupe, equipaggiamento e tutto quanto, però generalmente... stiamo anche cercando di sensibilizzare il territorio a questa realtà, al fatto che per una location avere qualcuno che viene a girare è un bel investimento pubblicitario e di visibilità, e poi si può sempre scambiare facendo un video o una foto o una piccola presentazione alla location in sé. Quindi ti giochi le monete di scambio che hai in genere per riuscire ad avere quello che desideri, e non sempre riesci ad ottenerlo, ovviamente. No, certo. E perché la gente, comunque, questo è un problema dell'Italia, nel senso viviamo d'arte, viviamo di cose, ma molta gente pensa sempre che si giochi o comunque che non ci sia un ritorno economico, perché alla fine è sempre quello. E, sì, chiaro. Senti una cosa, allora mi stavi dicendo che una cosa difficile è stata trovare l'hotel. Una volta trovato, come è andata il girare il cortometraggio? Beh, allora, è stato pazzo perché c'erano molti ospiti, quindi certe volte giravamo le scene con rumore fuori, cioè che a un centimetro dalla camera ci sarebbero state persone fuori dall'inquadratura con rumore, e quindi là c'è da ringraziare il nostro sound designer che l'ha fatto apparire come un albergo disabitato. Che assolutamente, è stato bravo. Come si chiama il sound designer? Artyom Konstantinov è una delle nostre gemme, perché ci fa tutti i suoni e tutte le musiche ed è in gambissima e lavora con noi stravolentieri. Adesso ha iniziato anche a fare il fonico per i nostri film, che è una cosa molto interessante, cioè avere il sound designer sul set che fa il fonico, certo. Porta dei vantaggi molto, molto sottovalutati, secondo me. E quindi niente, abbiamo girato. Il secondo giorno il receptionist è venuto da me e mi fa: guarda che non puoi più girare, perché sarà un attimo agitato per le persone. E io ho fermato tutte le riprese, sono andato, l'ho preso in parte, ho detto: come fai a dirmi che non posso più girare? Siamo a metà riprese e dovremmo andare via. E quindi là è semplicemente sudori freddi e ho cercato di convincerlo, insomma. Sei stato pragmatico e l'hai convinto. Successo.
Esatto, sono stato pragmatico, gli ho detto, guarda che io, non so, non mi ricordo bene cosa gli ho detto, ero in un misto tra la diplomazia e il volerlo prendere a pugni. Però, chiaro, perché dopo tu stavi facendo il regista, il produttore di tutto, sì. Quindi c'avevi tutte le persone e pure lui da badare, sì, sì, sì. Immagino sia stato, sì, incasinato, sia stato. Beh, però bene. Insomma, poi diciamo che dopo la seconda notte abbiamo iniziato a girare alle 7 di sera, e abbiamo finito alle 7 di mattina, quindi dalle 11 in poi di quel giorno è andato tutto liscio perché non c'era più nessuno in albergo, l'ultima giornata era la più leggera, e quindi niente, devo dire che anzi, una volta che si è svuotato un po' di più l'albergo, è stato davvero piacevole, perché c'eravamo solo noi, avevamo tutto l'albergo a disposizione, e abbiamo girato molto bene. Eudaimonia è il corto di cui vado più fiero io al momento, effettivamente. Mister Kraken ha scritto: gli ha fatto una proposta che non poteva rifiutare. Gli ha fatto una proposta che non poteva rifiutare. No, gli avrà chiesto per favore in mille modi. Secondo sì, me, sì, sì, no, mi sono inginocchiato assolutamente. Perché immagino i soldi del budget erano già finiti prima di iniziare a girare. Esatto, assolutamente. No, effettivamente, in quel caso gli abbiamo comprato una stanza per tre notti. Certo. L'abbiamo riconosciuto anche come un investimento nostro, nel senso che lasci l'attrezzatura là e risparmi un'ora ogni giorno di dover smontare l'attrezzatura e montarla. Quindi in quel caso mi ricordo che il budget credo fosse stato 240 euro di stanza. Ok, dai, come pagare una mini location, nel senso, invece vi ha dato un albergo. Ma quello è stato un investimento valido proprio. Certo, e oltre a quello gli avete fatto anche un videotto all'hotel o quello è bastato? No, alla fine no. Siete stati bravi o gli avete distrutto tutto, come dicevano in Boris? No, non abbiamo distrutto niente, però in realtà ovviamente c'è sempre, come Herzog dice, che Herzog dice sempre che il cinema andrebbe fatto, il cinema è un lavoro per ladri, perché abbiamo fatto una cosa un po' clandestina, che è stata che il proprietario, io non sono sicuro che il proprietario fosse avvertito che giravamo in albergo, nel senso che il receptionist ci ha aperto e ci ha fatto girare l'albergo. E dopo magari si è tenuto 2,40. Esatto, magari anche sì. E in quel caso comunque sì. Interessante la cosa della stanza, perché volevamo proprio quella, perché spesso è importante sapere dove vuoi muoverti negli spazi e sapere spesso la scenografia è la cosa più importante e più sottovalutata in questi aspetti, quindi abbiamo avuto almeno modo di prenotare la stanza che volevamo per la scenografia. Assolutamente, quello è stato molto importante. Senti, parlando di questo corto che ho visto, e ragazzi recuperatelo, che è sul sito della San Gremalo, sugli spazi, sul Vimeo della San Gremalo. Un ragazzo molto espressivo, e anche i due signori, vabbè, la ragazza e lui, sono attori del luogo, come li avete trovati? Avete fatto dei casting, conoscevate? Sì, noi facciamo sempre, generalmente, se abbiamo un cast di più di una persona, facciamo un casting aperto a tutti, pubblichiamo annunci in giro, e in questo caso sono tutti e tre venuti attraverso il casting, e tutti e tre generalmente sono stati quelli che hanno fatto la prima impressione migliore, e sono tutti e tre attori con cui adesso ho una buona relazione, con cui sto continuando a lavorare, e tutte e tre persone stupende, e niente, hanno fatto un ottimo lavoro, nel senso che spesso anche hanno fatto quella cosa che gli attori di cinema dovrebbero, cioè che gli attori di cinema, sono sicuro che gli attori di cinema professionisti lo sappiano fare, ma che magari i ragazzi che vengono a fare casting o gli attori professionisti di teatro che arrivano nel cinema non sanno, che è che in ogni take devi darmi qualcosa di diverso, nel senso che io poi in montaggio posso scegliere che take usare, quindi di 5 take in cui mi fai la stessa cosa non me ne faccio niente. Se in 5 take lavoriamo su sempre evolvere e cambiare qualcosa di più, poi in montaggio è una gioia, perché hai 1000 opzioni in più e puoi dare 1000 significati alla scena in più. Bello questo consiglio. Sì, sì. E uno di quei lavorare su Eudaimonia, mi ricordo che Diego e Laura, che sono quelli che interpretano l'uomo e la donna, non ho mai dovuto dirgli niente da quel punto di vista. Gli ho sempre fatto fare 3 o 4 take e le facevano sempre diverse e sempre dandomi quello che volevo, e là è davvero stata una delle esperienze di più grande soddisfazione da quel punto di vista. Quello che posso aggiungere semplicemente aggiungere a quello che hai detto te è che è molto importante lavorare con gli attori che sono attori, che hanno studiato,
che non arrancano, che ogni volta ti danno qualcosa di più perché sanno che devono cercare di variare l'emozione o comunque spingere in un altro senso se si rigira. Quindi mi raccomando, ragazzi, come ha detto anche Giacomo, nel senso, scegliete bene gli attori, fate dei casting e premiateli, perché sì, non c'è cosa maggiore che può dare risalto a un cortometraggio. Capisco la location, eccetera, eccetera, però se avete degli attori cani che non hanno studiato, non fate schifo. E se non ve ne accorgete vuol dire che dovete studiare di più, perché se non vi accorgete che uno recita bene, che uno recita male, vuol dire che dovete studiare di più, guardare più cose. Io come Giacomo siamo matti, guardiamo tante cose, basta vedere comunque i nostri sfondi. Io con Breaking Bad, il Dottor Stranamore, lui col Signore degli Anelli, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, che dici, Giacomo? Andiamo a vedere il vostro reel e dopo facciamo delle chiacchierate di chiusura, che mi parla un po' della troupe. Allora, devo rifare l'escamotage di prima, perché non so se qualcuno mi dice perché non riesco a far partire i content in chat, mi fa un favore. Allora, eccoci qua, showreel. Cambiamo in 3-2-1. E già questa mi piace molto. Questa è Padova? Sì, sì, sì. Quello è l'ultimo ballo ed è... abbiamo girato nel centro di Padova ed è una di quelle... Vedi, questa è illuminazione tutta diegetica. Non abbiamo fatto niente. Certo. Ed è incredibile perché ti dà questi scorsi incredibili. Soprattutto valuti un'immagine dalla gamma dinamica che dà e ti dà la possibilità di avere forti, forti bianchi e forti neri tutto in un'immagine senza che tu faccia niente. Assolutamente. Poi anche un gusto. A me personalmente, come a voi, vedo, piace il contrasto. Sì, 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 assolutamente. Noi, cioè, a me personalmente piace immagini profonde con grande gamma dinamica e mi piace generalmente stare su un piano medio o su un grand'angolo e salvare i primi piani per le cose importanti. Il mio direttore della fotografia si lamenta sempre con me per questa cosa, perché dice che a questo livello non posso stare largo e devo concentrarmi su più sui piani, ma non... primi piani, ma io li vado contro e crea un bel divertimento sul set quando ci urliamo dietro. Ma perché credo sia difficile fare i larghi? Perché te lo dice? Perché fare i larghi richiede investimento in scenografia e in luci. Ah, ok, certo, fondamentalmente. Certo. E fondamentalmente è più di tutto il tempo di lavorare bene con gli attori. Qui lavorare bene siete con gli attori in pieno centro a Padova, scusa, la scena che adesso passerà. Tutto in pieno centro, tutto in pieno centro, sì, sì, sì. Quella è la stazione di Padova, questa è ancora pieno centro di Padova. E sì, fondamentalmente i piani larghi costano più budget e costano più tempo, quindi... e sono più difficili da fare, ovviamente, però fatti bene hanno un effetto maggiore. Sì, adesso faccio finire il reel, dopo parliamo di questo argomento che è interessante. Sempre Padova. Lascio così, sì, vediamo. Anzi, guarda, lo lascio un attimino così vi vedete anche la cura dei titoli. Critico, a volte critico un po' dei videomaker perché fanno un video bellissimo e dopo mi mettono un titolo con un font magari brutto. Quindi lascio questo schermo 2 secondi che facciamo vedere ai ragazzi la cura. Tutti i nostri lavori disponibili adesso. Assolutamente. Esatto. Certo. Ritorniamo di qua. Sì, beh, le immagini larghe nel senso sono difficili, però in realtà un regista a cui piacciono, se riesce a farle bene, sono il valore aggiunto. E, sì, assolutamente, assolutamente. E ti dico Kubrick, e ti dico Wes Anderson, e ti dico Orson Welles. Orson Welles è il mio grand'angolo preferito, ma perché ci sono più piani di fuoco, perché a volte ha fatto delle carrellate nuove. Certo, e certo. Pensa lui ai tempi che non c'era la VFX. Oddio, che film era? Quello dove camminava in mezzo ai banchetti. C'era una distesa di banchetti, cos'era il signore? La donna di Shanghai. Non era la donna di Shanghai, era... No. Lui era attore francese, vabbè, dopo magari... A me, ti dico, i piani grandi che piacciono a me, che mi fanno impazzire, sono quelli di Billy Wilder.
perché Billy Wilder ti sa tenere un piano largo per un'intera scena e ti muove gli attori e tu non te ne accorgi e ti sembra di vedere un film fatto ieri e lui non ha tagliato. Assolutamente. E niente, spesso sono invidioso di queste cose perché sono le cose difficili da fare, perché richiedono che mille cose si incastrino insieme. Certo, sono tutti espedienti comunque, e loro, uno come Wilder poteva sperimentare al contrario nostro, nel senso ci aveva due soldini in più al tempo magari, però assolutamente. Tra parentesi mi è fatto venire in mente che ieri è morto Schumacher, il regista del secondo Batman, di quello che Batman mi era piaciuto. Forever, sì, Batman mi era piaciuto molto perché lui è un po' precursore di Refn e tutta questa luce al neon. Se ti ricordi, quei Batman erano una Gotham City molto neon. Non li ho mai visti, li ho sentiti, non li ho mai visti personalmente, li ho sentiti per infamia più che fama. Ma infamia, perché? Cosa ti dicevano? Hanno questa infamia, secondo me. Cioè, io li ho sempre sentito parlare molto male perché sono molto cartoonish, sì, come li definiscono, sì, gli inglesi. Però sembra che siano stati recuperati, e comunque Schumacher viene spesso ricordato per quei due film, ma in realtà aveva una carriera alle spalle che era molto diversificata, ovvio. E bella rispetto a quello che... Assolutamente, a me personalmente quei due sono piaciuti tanto, sarà un po' perché riportava lo stile comics che si era visto in alcuni film, tipo Tartarughe Ninja, che mi era piaciuto molto, e soprattutto l'uso del neon. Refn e compagnia, sì, bella, sì, è venuta 20 anni dopo, 20 anni no, però 12 sì. Quindi precursore, sì, sì, anche in quello, Arrested, certo, Peace. Certo. E senti una cosa, la sangre malo nel suo nucleo, sì, che siete te quanti il nucleo? Il nucleo principale di ragazzi che stanno attivi nelle attività regolari sono 8 persone, però la nostra network di troupe e persone che comunque circolano quanto a noi da ormai anni e con cui abbiamo a che fare regolarmente, siamo... ormai secondo me una 20, forse 25 persone. Assolutamente. Dopo che producete, girate, post producete un cortometraggio, come vi muovete per provare a promuoverlo? Festival, raccontami un attimo come vi muovete. Beh, la prima cosa che facciamo è facciamo una versione per il web e una versione per il cinema, che secondo me è la cosa importante. Ragazzi, perché, prendere nota, sottolineare... eccetera, i bat capezzoli, Kraken, c'hai ragione, George Clooney c'aveva l'armatura coi capezzoli, esatto. I bat nipples, esatto. Comunque sì, facciamo una versione per il cinema, una versione per il web, e prima di adesso facevamo uscire il corto sul web e subito lo mandavamo ai festival. Adesso invece abbiamo imparato che è meglio tenerselo e mandarlo ai festival, spacciarlo come inedito, e cioè spacciarlo, mandarlo in giro come inedito, e poi una volta completato il circolo dei festival farlo uscire online. A volte magari ti chiedono anche che sia originale il cortometraggio. Sì, molti festival hanno la richiesta che non sia già uscito online, esatto, è proprio per quello che appunto abbiamo implementato questa cosa. E mai detto che avete avuto buoni riconoscimenti anche, no, da questi festival? Sì, finora comunque non ci ha trattenuto dal, comunque poi selezioni ufficiali, noi abbiamo oltre una 30 di selezioni ufficiali tra festival italiani e internazionali, abbiamo vinto 2 o 3 premi e siamo arrivati finalisti a 2 o 3 competizioni. E niente, bene, comunque sono soddisfazione per te che sei presidente comunque dell'associazione, avere un piccolo ritorno comunque per tutto il bucio che vi fate. No, è un ritorno molto importante, ma soprattutto poi ti dà la credibilità di poter crescere, la possibilità di poterti presentare in maniere sempre più convincenti, sempre nuove e professionali, e quindi assolutamente, senza dubbio il festival è un aspetto importante, è l'aspetto fondamentale della distribuzione di un cortometraggio. Ora secondo te come evolverà la situazione, come cambierà? Faranno tanti festival online, quindi cambierà poco, semplicemente li faranno più online, come cambierà secondo te? Ma secondo me adesso, nel momento attuale, stiamo facendo tanti festival online. Nel futuro spero di no, sinceramente. E siamo positivi. Sì, io sono abbastanza positivo. Sono, ovviamente sono della scuola di Nolan e di Tarantino e di tutti i registi che
valorizzano il cinema come punto di fruizione primario. Quanto manca l'uscita di Tenet? Neanche un mese? 3 agosto ho visto in Italia, anch'io sto contando i giorni. Stavano dicendo 26 luglio, vabbè, 3 agosto. Invece no, ovviamente, sfigato. Nolan spaccherà il cinema, per fortuna. Insomma, speriamo, dai, proprio giusto. Lo spacchi. Comunque, io credo che non cambierà poco una volta che la situazione si sarà risolta. E me lo auguro più che altro, perché comunque anche qua a Padova abbiamo dei bei festival. Ce n'era uno, per esempio, sul fiume, che proiettano su un schermo galleggiante sul fiume, che è molto bello. Figo. E fondamentalmente non ho mai visto assenza di persone, cioè vedo sempre che comunque qualche centinaio di persone vengono. E quindi spero che continui ad essere così. È un ottimo strumento di aggregazione. Poi un festival dura un'ora e mezza, due, poi prima o dopo, o entrambi, ti prendi una birra o uno spritz, certo. E fai rete. Se io sto portando avanti questo progetto, è perché il nostro mondo, quello dell'audiovisivo in generale, quello del cinema e TV eccetera, è ancora in sordina nel nostro paese, non si capisce perché. Cioè, non si capisce perché. Forse una risposta potrebbe essere che appunto non è capito, sembra si giochi, non è valorizzato, perché comunque è così. E in vista di tutti, giornalmente, con gli smartphone, con Netflix, con tutte le cose che guardiamo, eccetera, che dovrebbe essere super mainstream. Per quello, questo è il mio progetto, ragazzi, partire col razzo per portare intorno al mondo questo o intorno all'Italia, in questo caso, il nostro mondo, per portare più voce, più risonanza, eccetera. Volevo chiederti, prima che mi è venuto in mente, visto che parlavamo comunque di territorio, anche adesso mi hai detto c'era un bel festival a Padova, avete mai attinto da bandi cittadini, regionali, o dalla Veneto Film Commission per qualcosa? Noi guarda, l'associazione l'abbiamo fondata ufficialmente un mese fa, quindi perché finalmente abbiamo avuto le risorse e il gruppo per farlo. Quindi contiamo nel futuro di farlo adesso, assolutamente. Però abbiamo già avuto supporto dalla Padova Film Commission in una nostra produzione, e ci ha aiutato a fornirci un paio di location, che è stato molto importante, che sennò non saremmo riusciti a trovare. Bene. Ad assicurarci che potessimo girare là. E quindi niente, speriamo di continuare quel rapporto. Intanto, adesso che abbiamo finalmente l'associazione, contiamo finalmente di proporci a bandi e concorsi. Come siete riusciti ad arrivare in contatto con questa persona? Te lo chiedo, magari può essere utile per i ragazzi che non sanno bene come muoversi. Adesso non me lo ricordo. Perché non l'avevo fatto io, l'aveva fatto l'altro produttore. Comunque, okay. Loro hanno un sito, e quindi basta mettersi in contatto col sito. Assolutamente, assolutamente. Nel senso, appunto, volevo sapere se era un'email istituzionale o se si erano incontrati magari. Zacco, a proposito di Orson Welles citato prima, siete d'accordo a dire che Quarto Potere ha rivoluzionato il panorama cinematografico mondiale, e come? Tutta tua, Giacomo. Beh. Io dico che Orson Welles come persona ha rivoluzionato il mondo. Ci ricordiamo tutti la chiamata, che sono arrivati gli alieni, che gente si è suicidata, e non mi serve dirà. Poi è uno dei miei 3 top director, però è oggettivo. Tu che dici, Giacomo? Beh, non c'è dubbio, secondo me. Cioè, ormai è assodato dalla critica cinematografica che Quarto Potere, Quarto Potere ha rivoluzionato appunto il deep focus cinematography, ha rivoluzionato la possibilità di girare con forti contrasti, credo. Se è del 41 Quarto Potere, non il film noir esisteva già prima, però è da Quarto Potere in poi che ci sono le più forti espressioni del film noir da un punto di vista visivo. Quarto Potere 49. 49? Mm-hmm. È uscito. In Italia? Sì, quindi facciamo gli... c'hai ragione, scusami, 41, uscito in Italia, release italiana, esatto. 8 anni dopo è uscito, pensa te. Una volta funzionava così, sì, assolutamente. Bravo che sapevi la data, ma è stupito. Generalmente con le date io me la cavo abbastanza bene. Porca miseria, mi sono mai stupito molto. Però sì, è da Quarto Potere che hanno iniziato a implementare un sacco di tecniche fotografiche
a livello industriale, e quindi sì, secondo me assolutamente. Siamo d'accordo tutte e due nel dire che ha rivoluzionato la cinematografia, ma tanto insomma non stiamo dicendo una cosa nuova. Poi il Quarto Potere credo sia il primo film di Hollywood che non aveva i crediti di testa. Credo sia stato il primo ad avere anche a proporre quella cosa, per esempio. Rivoluzionario, ma come Orson Welles bisogna... Tutti dovete studiare Orson Welles. Nel senso, chi vuole fare questa cosa, videomaker, cinema, qualsiasi, dovete studiarlo. Insomma, il Deep of Field di Dio. Dico solo questo. Vabbè, dopo, secondo me... È tutto uno studio. Erano tutti straccioni, ragazzi. Anche Fellini era uno straccione. Anche Fedez, vabbè, magari... Non sto parlando di cinematografia, ma sto parlando di arte in generale. È tutto un... Non dovete aver paura. Non dovete aver paura di dimostrare. Tanto anche Kubrick ha fatto i suoi film e dopo è morto. Ha fatto solo quello, perché voleva fare solo quello. Vabbè, te lo chiedo. Quali sono i tuoi tre registi preferiti? Prima di chiudere facciamo un po' di conversazione sul cinema attuale che mi è piaciuta. Io sono cresciuto da adolescente con Nolan. È Nolan che mi ha introdotto a molti concetti del cinema e del grande schermo. Quindi per Nolan ho un grande affetto e trovo che sia molto criticato in Italia da certi punti di vista, ma io lo trovo un genio e non ci posso chi lo critica, portami chi lo critica, parliamo. A molti miei colleghi non piace, io sempre non riesco a spiegargli che sbagliano tutto. L'altro ieri, per esempio, ho rivisto Dunkirk, così, perché ho visto che era Dunkirk, che va rivisto, e niente, io lo trovo sempre, ogni volta che vedo i suoi film diventa sempre più geniale. E dopo Nolan io generalmente metto in evoluzione Almodovar, Wilder, Romer e Linklater. Ah, ok, sei abbastanza ricercato, ok. Cioè, ricercato, ne sai abbastanza, perché Wilder difficilmente uno nominerebbe, eccetera. Stranamente, tra l'altro. Sì, stranamente, ma infatti sei ricercato, ma anch'io sono ricercatissimo, perché io forse tra i top 5, perché vabbè, ti metto Caligari, Italia, perché certo, ha fatto tre film che secondo me, cioè, grazie a tutto il panorama... è morto, purtroppo. Sì. Però ancora adesso sentiamo quello che ha fatto, insomma. Io sono un grande fan del cinema umanista, e quindi Romer e Linklater mi piacciono da morire, ciao, perché sono persone che parlano e trovo che tolgano qualsiasi teatralità, nel senso che è difficile fare il manierismo, in cui senza le persone manierismo. Parlano, esatto, in cui le persone parlano e non sembra un film né un'opera teatrale. E Romer e Linklater hanno questo tocco umanistico e leggero e piacevole che trovo incredibile e che davvero è una delle cose che ammiro di più nel cinema e che mi fa sempre impazzire. Insomma, loro due sono maestri. E poi apprezzo molto la professionalità di Wilder, il fatto che sia un professionista e che faccia dei film perfetti praticamente ogni volta, come Hitchcock anche, e niente, Almodovar invece adoro il romanticismo, sì, certo, il fatto che sia pittoresco e anche là spesso esagerato, però in maniera molto conscia, in maniera molto l'esagerazione dei film, appunto, se è controllata è solo per il bene del film, perché deve essere un po' esagerato per romanzare, assolutamente. E i Safety Brother li hai visti? Visto che mi hai fatto pensare alla realisticità dei discorsi, delle conversazioni, eccetera. Anche sì, loro sì, Diamanti Grezzi secondo me è uno dei film migliori degli ultimi 10 anni. Cioè, è uno di quello prima, Good Times, l'hai visto? Good Time mi è piaciuto, sì, Good mi è Time. Piaciuto, ma preferisco Diamanti Grezzi. Perché mi ha tenuto incollato allo schermo e stavo male e non volevo... Sì, no, guarda, bellissimo Good Time, però Diamanti Grezzi ancora di più, secondo me, cioè mi ha tenuto incollato allo schermo e non mi ha fatto empatizzare con una delle persone più disgustose che siano mai apparse sullo schermo, perché davvero Adam Sandler in quel film è proprio un pezzo di merda. Però riescono a gli ebrei strozzini, quelli sono proprio gli ebrei strozzini.
si riescono a far stare con lui, ed è incredibile. È una frenesia coinvolgente, anche a me hanno colpito molto. Ho visto anche quello prima di Good Time, della ragazza eroinomane, che non mi ricordo adesso come si intitola, però lo consiglio. Me lo sono scaricato, beep. Perché vabbè, adesso con Netflix e Amazon. Va bene, Giacomo, ti ringrazio tantissimo. Ricorda al pubblico presente dove possiamo trovare le vostre cose. E... sulla Sangre rete? Malo Film, cercate Sangre Malo Film su Instagram, su Facebook, su Vimeo, su YouTube e ci trovate. Andate a vedere i loro cortometraggi perché sono troppo belli. Prima di chiudere, che ce l'eravamo detti prima, Sangre Malo, un po' spagnolo, un po' veneto, dove è nato? È nato, allora, la cosa è nata un po' a caso, però adesso ha assunto un bel significato per noi. Cioè l'idea che, come ti dicevo prima, siamo appassionati a questo tipo di storytelling molto... pieno di idee, immagini forti, e quindi l'idea è di servire del sangue in una coppa di buon vino, e quindi servire il nostro sangue da racconta storie, quello che vogliamo raccontare, quello che vogliamo sentire, servirlo in una coppa di buon vino, quindi godere di quello che in realtà è morboso e tormentato. Mi piace tantissimo, mi piace, anche perché è proprio così, noi mettiamo il sangue quando giriamo le cose, ma pure nelle produzioni mie grandi, cioè si dà il sangue perché è passione, deve venire fuori, se no il lavoro ne risente. Io dico sempre che la passione della crew totale, dal sound designer, dalla scenografa, dallo sceneggiatore, dal regista, la passione dopo riflette nel lavoro, quindi voi siete... Ho conosciuto te, ma nei vostri lavori si vede la tanta passione che portate, e di questo ti ringrazio, vi ringrazio, e ti ringrazio per essere stato con me quest'oretta a fare conversazione, che sicuramente è stata interessante e servirà. Speriamo di rivederci in futuro, anzi voglio fare una puntata con te dei denigratori di Nolan, io e te versus chi denigra Nolan, che ma appunto, ma vediamo che cosa hanno da dire. esatto, assolutamente. Perché non lo so, secondo me ancora non ha sbagliato uno, cioè questo ha fatto un trailer di Tenet dove le scene vanno indietro, va bene, lo aspettiamo il 3 agosto. Giacomo, grazie mille di essere stato con me. E ciao Fabio, grazie a te, grazie mille, ciao. Bene ragazzi, con Giacomo è stata una conversazione veramente veramente interessante, l'avete visto anche voi che i ragazzi ne sanno tanto, e infatti mi ha dato possibilità di spaziare anche nel mondo dei registi, che è quello che adoro, e è bellissimo chiacchierare così, portare della knowledge che si può recuperare, portare comunque della passione. Grazie mille per il sub, e quindi noi ci rivediamo sabato, dove abbiamo Alberto Malanchino, un attore della Rai, quindi ci racconterà la sua esperienza e ci racconterà anche un po' di cosa sta succedendo nel mondo degli attori in questo momento. Lui è un attore di colore, quindi ci racconterà un po' come cambiano le dinamiche dopo questo ultimo periodo, e sarà una conversazione ancora più interessante perché entreremo anche comunque in discorsi sociali. Quindi vi ringrazio a tutti. La live termina qui e ci vediamo sabato nel razzo di Pathos Stratos. Grazie per il sub!